Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mario Kart Tour. Andiamoci a prendere i rubini giornalieri. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non e lasciate l'hashtag Mario Kart Tour qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Trofeo Todd, dobbiamo andare a fare il trofeo Todd, quindi assolutamente si deve andare avanti. Intanto mi sono completato tutti quelli precedenti giocando un pochino a FK, così da fare qualche punticino in più. Infatti li ho completati tutti. In questa gara avrò qualche problemino, infatti farò anche una gara un paio di volte, perché all'inizio mi va malissimo e poi dopo la recuperiamo alla grande. Andiamo a vedere che cosa abbiamo combinato. Intanto cerchiamo di salire al meglio col nostro Todd. A questo punto si va nella prima gara, circuito di Todd, quindi è proprio il suo, potenziamenti tutti per lui, del 3DS. Bella la mappa, mi piace, l'abbiamo già vista in passato. Ok, si va. Siamo pronti alla partenza, vediamo la prima gara come la va. Prendiamo i potenziamenti, fungo mobile, super plano. E si va con l'accelerazione, sbam! A dritto, partenza razzo, guarda la gente... che si dà un sacco di botte. Giustamente Mordug cerca di fare le sgommate come al solito, ma la prima partita come al solito Mordug è scarso. Probabilmente perché è mattina, quindi ci vuole sempre un pochino per carburare. Vai, un bel colpo dietro al sederino a quel tizio. Bam, settimi. Andiamo a recuperare le posizioni. Siamo insieme alla mazza, 150 cc. Ok, stiamo diventati gigantissimi. Riusciremo a schiacciare qualcuno? Vediamo, avevo anche il Turbo Mega e non l'avevo utilizzato. Eccolo, due persone buttate giù di peso. Grande, due banane. Vai, power e altra banana per noi che non ho tirato. Sì, l'ho tirata, eccola. Quanto odio sta cosa, veramente. Mi avete detto che si leva, ma quando mi metto a levarla mi fa andare nel modo sbagliato, quindi è un problema. Sinceramente tra un po' è meglio non levarla e andare a dritto e basta e guidare. Aia, ci ha tirato il fulminone sulla testa. Mamma mia quante cose hanno tirato in questa partita. Facciamoci un boletto così acceleriamo un po'. Olè, con l'aliante quello più veloce. Siamo quarti in classifica, recuperiamo questo maledetto Bowser. Frenesia di accelerazioni. Ecco qua, ho fatto un piccolo errore di movimento. Se andavo su quella rampa potevo aver vinto anche. Ok, cerchiamo di recuperarli al meglio. Sbam, ciaone, botta sul groppone. Secondi in classifica. Ma come sappiamo l'importante sono i punti. E ne abbiamo fatti tantissimi, 4882, quindi probabilmente ci ha dato anche il bonus 5 stelle, andiamo a vedere. Ok, secondo in classifica dietro la scimmietta, abbiamo fatto neri Bowser e Bowser. Ok, potenziamenti per noi, punti in più, mi piace. Vai, facci vedere quanti, 4899 e wow, 5 stelle precise. Bam, mega stella. Andiamo avanti, 4 monetine 8 moltiplicate, giustamente. Andiamo a fare la seconda gara del trofeo Todd. Bazar tipo timido. Ok, giustamente tipo timido non ce l'abbiamo, quindi potenziamenti massimi li possiamo ottenere. Infatti dipende anche tanto dai personaggi che avete per fare i massimi rank. Cioè vi danno dei punti aggiuntivi più facilmente raggiungibili. Ok, ecco la sua mappa, mai vista, mai fatta, quindi problematico. Eccolo il personaggetto volare, l'avete visto sopra il tappeto. Ok, pronti? Sempre il nostro bellissimo Todd con la sua macchinina poi che abbiamo trovato l'altro giorno. E si parte! Via! Dritti a razzo. Allora, diamo qualche botta al sederino a quel toranago. Per adesso siamo primi. Penso durerà poco, conoscendo poco la mappa. Quello è il problema. Aia! Maledetti! Ecco, prendetevi, boom, vendetta. Oh, punti vendetta. Cerchiamo di recuperarli, cercando anche di curvare abbastanza bene senza andare troppo a sbatte. Che la sgommata comunque evita anche questo difetto. Ok, vediamo un po'. Abbiamo due. Ah, per sbaglio abbiamo preso il vaso. Vediamo un po' se riusciamo a colpirlo. Rimbalzino, niente, è andato nel nulla, peccato. Rampa per noi, si giampa. Terzi. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarli. Combo gratuite queste, proprio a gratis di peso. Si vola. Ok, abbiamo la bombetta. Non so se la tiro bene. No, l'ho tirata all'M. Se la prendo pure io. Sì, mi ricordavo che l'avevo presa male. Cioè, è stata veramente la mossa più nabba che abbia mai visto. E l'ho fatta io. Ok, prendiamo questi scalini che ci danno un po' di bonus accelerazione. Secondo giro, quarto. Questa se non era la gara che ho rifatto, ragazzi. Adesso vedete anche perché. Vai. Prendiamo power up. Ok, due bonus accelerazione che non sono per niente male. Ok, cerchiamo di superare il maledetto perché c'è la banana là dietro, potrebbe darci problemi.
Oppela, recuperiamo quelli centrali. La sgommata è andata male. Il 4 mi ha recuperato. Vai, recupero. No, bombetta sulla faccia. Quella è stata cattiva. Poi quando ti pia in sgommata che non riesci a recuperare in tempo, su guai. No, questo era un passaggio segreto. Io non conoscevo. Ci sono finito per sbaglio. Giusto per vederla in questo modo, però ho perso anche un sacco di tempo. Vai così, vediamo un po' se troviamo qualche power up e ci può aiutare. Comunque, grande, 2116 punti. Ok, accelerazione in volo e tiriamo anche questo guscetto che prende qualcuno di rimbalzo. Cioè, è la fortuna più grande della vita. Siamo quarti perché ci ha tirato la banana che ci aveva ancora attaccata dietro quel maledetto. E arriviamo sesti, lo schifo dello schifo. Infatti qua ho deciso, non posso arrivare sesto, devo arrivare almeno terzo, cioè almeno in posizioni. Quindi andiamo a farci un'altra volta la gara. Assolutamente, la dobbiamo rifare questa. Sesto è impossibile. 3.500 che non erano manco male, perché comunque ero quasi 4 stelle, 3 stelle, un po' moscio. Però andiamo a rifarla insieme, ragazzi, assolutamente. Non può essere così, bazzare tipo timido. Anche se ci sblocca le cose, ma non c'ha senso, quindi vai. Andiamo a rifarla. Sempre con il top per questa mappa, che è lui, e che solo lui ho adatto. E andiamo a vedere. E poi ho visto che c'erano nomi anche italiani in mezzo alla lista, quindi non penso siano tutti bot. Penso che da un punto in poi cominciano a diventare persone, cioè da un punto in poi in classifica. Poi per dire, all'inizio ti facciamo fare con qualche bot così ti abitui e poi dopo arrivano le persone. Ah, comunque ho accettato, mi sembra, uno o due di voi tra le amicizie. Poi se mettete il vostro codice amico, sicuramente lo aggiungo. Vai, si parte a razzo. Punti in più per noi. Secondo per adesso. Ecco, questa gara è problematica perché siamo tutti belli appiccicati pure con gli altri. Cioè non riusciamo a distanziarci alla grande. Ok, là per sbaglio gli ho tirato il guscetto. Siamo primi per poco. Qualcuno stava tirando i power up per correre, non so perché. Lo ringrazio perché mi ha fatto mantenere primo per un po' di tempo. Ok, mi superano alla grande in curva, te pare? Se sta da cattivo, gli tiriamo una bella botta dietro e qualcuno me la tira a me. Te pare? Quella avrà preso pure i punti vendetta. Ok, cerchiamo di recuperare la situazione. Vado a finire di nuovo per sbaglio in quel passaggio segreto che non voglio andare, che mi rallenta solo. Ok, vai Giampini, cerchiamo di recuperare il punto centrale della gara. Ok, si vola, vediamo un po'. Power up per correre di più e power up triplo per correre di più, vai. Sprintone, fantastico, combo a manetta. Wow, peccato che qua si è fermata la combo. Però siamo secondi di nuovo, abbiamo recuperato le posizioni. E intanto mi superano così da fermi, maledetti. Ok, si va avanti. Quel ciapio lo dobbiamo recuperare, assolutamente. Vai, power up per correre. E tiriamo pure quella che lo prende di colpo secco. Superato di nuovo, primo. È una lotta ardua, sinceramente. All'ultimo colpo. E vabbè, mi superano così da fermi. Cioè, e sono andato pure a sbattere per la distrazione. Mannaggia Mordoghino. Ok, stavano sorpassando tutti a una certa. Vai accelerazione. Mamma mia, botta sul gruppone. L'ho colpita io e mi sono fatto male. Probabilmente c'aveva o la banana o c'aveva il, cosa, come si chiama, la tartaruga dietro. Stavo per andare per sbaglio là, eh, involontariamente. Ok, quarto. Vai quei sorpassi in volo giampando. Ciao, ne proprio. Voliamo, banana inutile. Però mi serviva l'accelerazione per correre. Fantastico, bonus a tutto spiano. Secondi, siamo verso la fine della gara. Dai, saltone. Sorpasso all'ultimo secondo. Primo in classifica. Bam. Ci è piaciuta. Ci è piaciuta. Un sorpassone alla grande. 5211 punti sono veramente tanti. Quindi probabilmente abbiamo fatto anche delle buone 5 stelle massime. Proprio alla grande. Ok, punti per noi. Vai così. Andiamo a vedere. Sono 5 stelle. Guarda il nuovo record. 5. Ovviamente ce ne date per due nuove. Ok, grazie, tante belle monetine, 13, ottimo. E si va avanti. Grazie per aver scelto Mario Kart. Ti stai divertendo? Sì, assolutamente sì. Confermi che vuoi dare un'opinione? No, non la voglio dare un'opinione. Ok, si prosegue. Circuito di Yoshi, vai. Ok, andiamo con lei perché è la migliore per questa mappa, abbiamo capito. Vediamo un po' come ce la caviamo qua. Guardate quanti omini. Comunque si trovano parecchio facilmente i personaggi nuovi su sto gioco, eh. Se mettessi ad aprire, guarda, mi mancano 5 monete e farò 45 e facciamo l'opening quello grande. Andiamo, Mario Kart Tour. Corsetta con lei e però con la macchinina de coso. De Todd. Ok, si parte, accelerazione. Andare a buon fine.
Olè, questa mappa ci permette di fare delle belle sgommate e delle buone accelerazioni. Frenesia. Mamma mia, pazzesco, se colpiamo qualcuno gli facciamo del male. Bam, colpito infatti, poveraccio. Ok, se va dritto. Ecco, ho fatto una sgommata sbagliatissima. Però sono andato sul bordo, ma c'era comunque il jump, quindi era, diciamo, fatto un po' a posto. Oh, ho visto passare una maledetta tartaruga. Intanto mi hanno acchiappato malissimo. Lui non è stato acchiappato là, raga, però avete visto? La pianta ha mozzicato, proprio mentre passava. Stanno a sorpassare tutti. Vai, sgommata contro il muro, te pare? Accelerazione da una parte. Bombetta che quasi quasi la ripiavo io un'altra volta. Monete più 20. No, che scatole quello davanti agli occhi. Che guaio, veramente, fastidiosissimo. Anche perché mentre lo pulite mi manda a sbattere, non si sa perché. Cioè, non mi controlla più il personaggio mentre cerco di pulire il monitor. Ok. Dobbiamo recuperare 6 posizioni. Solo per colpa di quella macchietta, raga. Ok, un colpo a qualcuno, l'abbiamo tirato. Accelerazioni, intanto a me se ne va la voce, te pare? Sempre quando non serve se ne va la voce. Ok, prendiamo power up. Una bananina da mettere dietro. Turbo per noi. E dovrei tirare questo coso in avanti, che l'ha tirato fuori. Cioè, è stato bellissimo quella scena. Qualcuno è passato sulla mia banana, ha preso 40 punti a più. Ok, qua per fortuna abbiamo l'accelerazione. Beh, stavolta te la tiro in faccia. Dai. Secondo in classifica. Quel colpo dovrebbe arrivare direttamente al primo. Per andare a sbattere malissimo e mi sorpassano subito. Te pare che me lasciano un secondo libero? Te pare. Vai, prendiamo power up. Vediamo un po' se c'è qualcosa per fargli danno. Bam, colpito. E me supera Shark. Capito però. Sarà fa apposta. E il primo si è dato. Il primo si è dato ormai. Non lo vediamo più. Eccolo, secondi. Dai che almeno secondi ci arriviamo. Allora, la sgommata che non mi è servita a niente, perché lo Shark mi ha superato. Sono andato pure a sbatte. Dai, ripiglialo, ripiglialo. Mamma mia, che sfortuna. Il rimbalzo l'ha lisciato. Intanto qualcuno dietro ha preso la mia banana. Terzo in classifica. Questa me la tengo, perché giustamente non posso rifare tutte le gare, sennò non ce ne andremo mai da questo video. Vai. Però 4159 penso che siano almeno 4 stelle, se non ricordo male. Vediamo un po'. Ok, punti potenziamento. Andiamo a te. Terza posizione. 4 stelle? Sì, 4 stelle, ok. Mancavano 300, 200 e qualcosa punti per arrivare a fare le 5 stelle. Ok, ci dà l'ultima gara, che è quella bonus. Sistema i Goomba. Questa è abbastanza facile come sfida bonus, sinceramente. E adesso la vedete, è molto semplice. Bisogna soltanto eliminare i Goomba. Dobbiamo colpire 15. E non è detto che dobbiamo colpire per forza con l'attacco. Possiamo anche colpirli direttamente. Lui ti dice con l'oggetto, ma non serve per forza l'oggetto, raga. Potete andarci anche direttamente addosso. Ok. Allora, giriamo. Quello lo prendiamo facile. L'abbiamo là davanti. Ho saltato 10 miliardi di monetine. Infatti, vedete, lo potete colpire direttamente. Vi fate un attimo di danno, ma non è un problema, perché tanto non è che morite. Vai, giampino. Andiamo, potenziamento, bombone. Ecco, questo bombone è stato sfortunato, raga, perché l'ho tirato troppo presto e si è fermato prima. Quindi ne ho colpiti solo una parte, diciamo. 10 su 15. Ok. Là volevo fare il giampino, ma non me l'ha fatto fare. Quindi era chiuso nella mappa. Vale solo per le gare, probabilmente. Ok. Altri Goomba. Presi, e presi anche gli altri. 23, di cattiveria proprio. Ecco qua, poi gli ultimi. Sono molto comodi, fatti a scaletta. E li prendiamo. Badum! Ciaone! E così abbiamo finito anche questa nuova zona, assolutamente veloci. Non abbiamo aperto niente, non abbiamo fatto chest opening, perché non ci servono attualmente, perché domani probabilmente avremo 45, assolutamente, per poter aprire il mega, quello da 10, se non erro. Ok, abbiamo finito il trofeo Todd, completato, e di là c'è quello nuovo, e ci danno anche regalino, regali tour. Ancora 9 giorni da ritirare, entro 9 giorni, giustamente. Coupon oggetto, che non so come funziona, ragazzi, mi spiegate come funziona il coupon oggetto, gentilmente? Che voglio capire. E intanto niente, questa era la puntata di oggi, ragazzi. Spero vi sia piaciuta, spero vi siate divertiti. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Mario Kart Tour qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.